Sì, Presidente, ovviamente il voto del gruppo capitolino che rappresento, del gruppo del Movimento 5 Stelle, sarà favorevole a questo provvedimento. Spiace, ripeto, onestamente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi, alcune osservazioni le posso anche, diciamo così, accettare, magari non condividere in pieno, ma accettare. Parliamo di numeri, quindi. Alcuni dati sono oggettivi, poi non serve solamente acquistare gli autobus o assumere autisti, ovviamente questo mix va anche guidato e gestito bene, però dei passi avanti concreti nella gestione di ATAC sono stati fatti, insomma, tant'è che poi in alcuni interventi ho ascoltato delle divagazioni su altre aziende partecipate, però su ATAC è stato fatto un lavoro sicuramente importante, un lavoro che è stato coraggioso perché in pochi ci credevano, forse qualcuno sperava che andasse male e invece devo dire si è dimostrato che alcuni obiettivi, alcuni risultati ai quali abbiamo aspirato poi piano piano sono stati raggiunti. Parliamo di, con questo provvedimento, 328 autobus che cominceranno a circolare per le nostre strade nelle prossime settimane, quindi un numero cospicuo che sicuramente aiuterà a migliorare il servizio. Ripeto quanto detto anche nella discussione generale, parlo sia da amministratore della città che da utente del trasporto pubblico, consapevoli che siamo ancora lontani dal servizio ideale, però quello che è importante, Presidente, è che chiaramente c'è una strada tracciata, definita, e che si sta seguendo questa strada. Molte volte anche nella vita non è che i risultati positivi o le vittorie si raggiungono subito, ma quello che è importante è avere una strada e un percorso ben chiaro. Beh, su ATAC e sul trasporto pubblico ovviamente ce l'abbiamo. Grazie.